Cinemax. Partiamo dalla fine, dal secondo tempo, in cui il Taranto è riuscito a reagire bene alle circostanze, alle contingenti della partita, il rigore, l'espulsione, no? E tutto il resto. L'infortunio al portiere. Sì, infatti non era facile, perché comunque subire un calcio di rigore, un'espulsione, rimanere in 10 contro un'ottima squadra, non era facile. Abbiamo reagito, siamo stati bene in campo e abbiamo fatto quello che dovevamo fare fino all'ultimo. Possiamo dire in qualche modo che abbiamo vinto le difese, forse? Beh, penso di sì, abbiamo fatto un'ottima fase difensiva e anche buone cose. L'unica cosa, ho detto, non era facile subire un calcio di rigore, un'espulsione, giocare comunque contro il Nardò e rimanere sempre in partita, sempre vivi nel gioco. Senti, dal punto di vista tattico, abbiamo visto che nel secondo tempo avete messo un 4-3-2, no? Avete chiesto un po' più di sacrificio, soprattutto a te, a Ciarciardi. Beh, con uno in meno era tutto più sacrificio da parte di tutti se volevamo ottenere almeno un risultato positivo, e quello che noi volevamo fare. Sapevamo che non era facile, c'era uno spirito di sacrificio da parte di tutti quanti e si è visto. E secondo te questo pari anche alla luce del risultato di Francavilla, che significato ha? È un ottimo risultato, vedendo come si è messa anche la partita, noi uno in meno siamo stati quasi tutto il secondo tempo, non era facile. E comunque abbiamo affrontato a viso aperto tutte e due le squadre. Stiamo ancora lì. Sul rigore, c'è chi dice che non c'era, c'è chi dice che invece c'era l'espulsione di De Lucia. Tu come l'hai visto? No, io personalmente ho visto che non era rigore, anche perché comunque la palla si è allontanata e si è allargata moltissimo. Che devo dire? Parlando anche con loro, loro ti possono dire che è rigore, ma da parte mia per me non era rigore, anche perché penso che sia anche fuori gioco, parlando anche con loro, era partito già prima. Perciò era tutta una conseguenza e penso che sia stato giusto che è andata così. La squadra è apparsa più solida dal punto di vista della tenuta mentale rispetto al recente passato. Non è più recente passato. Beh, stiamo trovando la convinzione, stiamo trovando la compattezza e comunque lo spirito di sacrificio da parte di tutti quanti, perché sappiamo che comunque con lo spirito di sacrificio si va avanti, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Altre domande per Marsilio? Grazie. Salve a tutti, sera. Francesco Pambianchi, allora parliamo del rigore. Abbiamo sentito Marsili, tu come la pensi? No, per me il rigore non c'era, perché lui è scivolato molto prima di che il portiere lo impattasse, però poi l'arbitro ha fischiato, quando l'altra fischia non si può più fare niente. Credo che sia giusto che sia andata così, insomma, perché poi la posizione precedente dell'attaccante era un po' in fuori gioco, però sai, gli episodi, poi io posso dire una cosa, come ha detto Max, e il Nardone può dire un'altra. Meglio così. E il crescendo della partita è iniziata con il pallone del gioco in mano al Taranto, cioè la partita l'avete iniziata a fare voi, sì. Poi invece è passato tutto nelle mani del Nardò. Sì. Proprio poi nel secondo tempo per l'interiorità. Beh, noi l'avevamo preparata così, insomma, attaccarli alti per non farli giocare, ripartire bene, cercare di mantenere, insomma, il possesso palla. Ovviamente di fronte abbiamo una squadra forte, secondo me, molto organizzata, su un campo comunque difficile, per cui è stata abbastanza equilibrata sino poi all'espulsione, ovviamente, che ha condizionato un po' tutto. Poi ci avete giocato anche con la difesa a 4 per un certo punto. Sì, secondo tempo sì, quando è stato espulso appunto Marseglia, ci siamo messi a 4 e abbiamo comunque fatto discretamente, anche se poi la nostra visione di gioco è comunque quello 3-4-3. Volevo fare una domanda sul calendario, per quello che rimane, sì, da giocare queste 7 partite. Taranto delle prime 3 è l'unica che deve farne 4 in casa e 3 fuori, gli altri 2. Sì. 3 in casa e 4 in trasferta. Questo può significare un punto di vantaggio per voi o no? Sì, beh, il calendario sicuramente sorride più a noi che alle nostre dirette concorrenti, però sappiamo benissimo che in questo girone ogni squadra che va affrontata, soprattutto chi viene in casa da noi, dà sempre l'anima, perché comunque affrontare il Taranto credo che sia in uno stadio comunque importante, una vetrina per chi magari deve fare punti o per chi comunque viene per giocarsela, anche se non deve più salvarsi ormai, però sarà comunque tosta. Certo, per Pambianchi. Grazie. Grazie a voi.